L'ex tronista di Uomini e Donne Brando Efrikian è stato beccato in auto con un'altra donna, ma adesso emerge la verità. Brando Efrikian è stato uno dei tronisti più amati dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Combattuto fino alla fine fra la corteggiatrice Beatrice Dorsi e Raffaella Squotto, il ragazzo di Treviso ha preferito quest'ultima e con lei sta vivendo una romantica storia d'amore che, seppur a distanza, dato che lei vive a Napoli, va a gonfie vele. Se non fosse che di recente, il bel Brando è stato beccato in auto con un'altra donna, ma fortunatamente non è quello che sembra. Ecco la verità. La donna misteriosa in auto con Brando di Uomini e Donne. Bellissimi, sorridenti e con gli occhiali da sole, così si mostrano Brando di Uomini e Donne e una donna misteriosa in auto in una story spostata dall'ex tronista. È lui stesso a svelare l'identità della donna e a taggarla. Fortunatamente la storia d'amore con Raffaella Squotto procede a gonfie vele e i due sono tornati qualche tempo fa da un romantico viaggio insieme a Sharm el Sheikh. Quella in auto con Brando è infatti semplicemente la sua bellissima mamma, Nives Gazzola. Brando ha un rapporto davvero speciale con lei che spesso appare nelle sue foto, video o stories. Anche Nives ha sostenuto la neocoppia formata da suo figlio e Raffaella sin da subito. Dopo la scelta ha infatti pubblicato una stories su Instagram con parole davvero belle per i due innamorati, dicendo: "A volte un'emozione è così bella, così viva, che la tocchi intensamente con le tue mani. E poi d'improvviso, si dissolve come polvere al vento, ti dispiaci, ti demoralizzi. Ma poi la rivivi dopo un po' di tempo. Con il tempo diventa ruota e la ruota diventa te e tu diventi ciclo, l'emozione è viva come prima, più di prima, perché nel frattempo sei diventato adulto e vedi tutto come non l'hai mai visto prima. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da dire, la accogli, la accarezzi, la rivivi. A Brando e Raffaella. Insomma, la donna sembra davvero felice per suo figlio e per l'amore che ha trovato con Raffaella. Anche Brando, dal canto suo, è legatissimo e vuole molto bene a sua madre. A Verissimo, da Silvia Toffanin, ha detto: "Lei ha dato tutto per me. Spero di essere in grado di ricambiare prima o poi". Insomma, la donna misteriosa in auto con Brando è la sua mamma super speciale.